Salve a tutti ragazzi, sono Zed. Oggi sono qui in qualità di master e vi presenterò Reign of Winter, una campagna di Pathfinder, forse tra le prime, comunque la campagna che più mi ha attirato e interessato. In ruolo sia di master che come personaggio, chiaramente non farò metagaming e tutto il resto, ma passiamo adesso a illustrarvi le regole, successivamente i personaggi. Stiamo utilizzando l'Automatic Bonus Progression per salire di livello e non la progressione semplice. Questo Ok, vuol ora dire capito. che si aggiungeranno dei bonus alle armi e alle armature, ci saranno i bonus intrinsechi, anziché avere semplice più uno ogni 4 livelli. Quindi si avranno personaggi più potenti e più performanti. Il retrain si potrà fare una sola volta a livello, vuol dire che se io raggiungo i criteri per poter ottenere un altro livello e quello iniziale non, uno iniziale non mi serve più, posso retrainarlo. Però soltanto una volta per livello, altrimenti costa 25.000 monete d'oro rifarlo più volte a livello. Abbiamo fatto una base di un point buy di 25. E come razze si vanno a utilizzare quelle consigliate dal modulo, quindi abbiamo le razze normali avanzate. Quindi, prima di presentare i personaggi, iniziamo a narrare gli eventi successi prima. 1400 anni fa su Golarion arriva la strega Baba Yaga da un altro mondo, arriva dal pianeta Terra e con la sua capanna danzante arriva con i suoi insieme ai suoi quattro cavalieri, inizia a seminare il panico e a decidere il suo territorio, stabilendosi nei territori dell'Irisen. Questi territori sono molto scandinavi, diciamo quasi russi come ambientazione, con un clima molto rigido. Ogni 100 anni Baba Yaga torna su Golarion e lascia il trono a una sua figlia. L'ultimo trono, però, è stato conquistato da una regina delle streghe, Elvanna, grazie a un subdolo giochetto, cercando dei mercenari che trovino un artefatto appartenente a Baba Yaga per poter controllare l'intera Irisen e la sua capanna danzante. E questo ha funzionato fino a un certo punto, ovvero lei è riuscita a diventare la regina delle streghe e a controllare gli Irisen. Però questo ha causato un forte scompenso nella magia del territorio e quindi ha causato un inverno rigidissimo e tutte le creature iniziano a mutare su se stesse, iniziano a cambiare forma e adattarsi a questo inverno magico. E adesso praticamente niente più può entrare e uscire dall'Irisen, eccetto che alcuni portali. La situazione è questa qui. Come avevamo già fatto in The Wishore Legacy, però non si era capito nemmeno niente da lì, perché i personaggi facevano schifo. Quindi, via al presentare i personaggi. Ada, una giovane, diciamo giovanissima, Suli, che non sa di essere una Suli, fino a che non incontra un altro figlio di un genio. Esso era una guardia, era una cacciatrice, mettiamo così, era una cacciatrice di una tribù della terra dei Mammut. Vivendo sempre al margine, ha avuto poco modo di conoscere molte altre lingue e culture, però compensa tutto con la sua enorme saggezza e la capacità di cacciare. Con questa scusa ha deciso di sfidare l'attuale capovillaggio alla grande battuta di caccia per poter andare lei al comando. E quindi chi otterrà la preda più grossa e più forte, chi avrà la prova di aver ucciso una preda più forte, allora diventerà il capovillaggio. Questo l'ha spinta a cercare le tracce di un enorme. Ha trovato un'enorme zampa di gallina e ha deciso di seguire le tracce. Queste tracce l'hanno portata a Eldraine. Vediamo, il paladino riuscirà a farsi sentire senza laggare? No, perché comunque mi sa che siete che laghi, perché io sono bello tranquillo, c'è qualcosa che non va proprio. No, adesso vai benissimo. Madonna, sì, appena sento qualcuno che. Madonna. Io tirerò qualcosa, già lo so. Vai, vai, parla. Quindi, vabbè, salve, mi chiamo Turion Lionheart, provengo in una costa nordica della terra dei signori dei Lanyon. Ho intrapreso la vita da paladino perché credo fortemente nella volontà di Thorag. Il dio nanico che combatte con lealtà e fiducia verso i nobili di cuore. Su guidato di volontà e speranza, intrapresi la carriera nobile da paladino, colui che aiuta i buoni e rispetta le leggi. E credo nel poter risolvere qualsiasi problema senza spargimento di sangue, ma se questo non dovesse succedere, sarò costretto ad usare il mio urgo nanico, datomi anche dai grandi maestri nanici.
Sono giunto qui ad Eldren perché la voce di Thorag mi ha detto che questo rigido inverno non è un semplice evento climatico, ma si cela qualcosa di sconosciuto. Anche la luce della fucina di Thorag mi guidi nell'impresa. Perfetto, adesso il vichingo. Ah, ok. Sono un vichingo, mi chiamo Atlas, che sono nato qui e ho sempre vissuto in pace fino a quando un giorno siamo stati invasi. Il nostro villaggio è stato invaso da una razzia e io sono stato rapito e sono divenuto schiavo. Divenendo schiavo, poi sono riuscito a guadagnarmi da vivere soltanto come mercenario, diciamo, combattendo per gli altri, così che ho cominciato a combattere. La mia razza poi non era neanche ben vista dagli altri. E all'età adulta, dopo 60 anni di dolore e schiavitù, sono riuscito a fuggire e adesso mi trovo a vagare per queste montagne in cerca di qualcosa con cui vivere. Benissimo. Mago? Io sono Bjorn, sono un urfin della terra di Ginnor. L'antica magia runica scorre in me. Sono discendente di un di orzi. Ho deciso di scoprire il mondo che si gira all'interno della trama arcana. Eldren sarà il prossimo passo di questo viaggio. E infine il nostro bardo. Vai! Salve, sono Lem Boslock e sono nato in un piccolo paesino chiamato Eldren. Ho studiato le arti bardiche grazie al mio maestro di musica. Ed è grazie a lui se oggi sono qui. Bene, ora che tutto è stato fatto, direi che per oggi è il momento di salutarvi. Torneremo, non ho ancora deciso quando, ma probabilmente le caricherò la domenica, ogni giovedì che registriamo, la domenica successiva sarà caricato su YouTube. Non è proprio sicuro che usciranno ogni domenica, ma almeno ci proverò. Altrimenti uscirà qualche tappabuchi, non lo sappiamo. Alla prossima!